Sono Ciriaco Colella, sono un insegnante pop corner, insegno pianoforte. È la parte che più mi affascina. Della coppia, quella che propone le cose assurde di solito è lei. Durante la prima lezione bisogna subito capire se l'allievo ha delle basi, quindi ha già fatto lezioni di strumento in passato, che sia pianoforte o qualche altro strumento, oppure se è la sua prima lezione in assoluto, individuale, di pianoforte. Nel caso fosse la prima lezione, sicuramente bisogna mettere subito le mani sullo strumento, dare un immediato riscontro, una gratificazione al bambino, perché possa essere anche stimolato a proseguire, fargli capire che c'è una postura, un atteggiamento sullo strumento che bisogna adottare, far capire la difficoltà, senza forse usare magari questa parola subito alla prima lezione, di lettura ed esecuzione allo stesso tempo del nostro strumento, però appunto cercando subito di instradarlo verso un approccio positivo e costruttivo e gratificante dello studio. Se invece l'allievo ha già intrapreso lo studio in passato di pianoforte o di altro, si potrà sicuramente partire dal livello che ha raggiunto l'allievo e cercare di proseguire in questa direzione. Sarà mia cura capire se lo studio fatto prima del mio arrivo è stato fatto bene, quindi se l'allievo ha studiato con regolarità, e quindi si potrà a un certo punto con tutti quanti, con chi è iniziato da zero e chi invece prosegue, a un certo punto arrivare a un bivio in cui dobbiamo scegliere se proseguire nella musica classica o nella musica moderna, che sono due mondi abbastanza diversi. Uno, la musica classica continua a leggere le note, ad affinare l'espressività, la lettura delle note, il virtuosismo a un certo punto, mentre invece la musica moderna inizia a ragionare di voicing, di pattern, quindi mettere giù le mani secondo degli schemi più che note lette da uno spartito, e ovviamente comporta altri tipi di difficoltà. Può andar bene?